Adesso vi saluto con il mio saluto, buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento. Vi porto il saluto del Vescovo, no, della sua permanenza qui, che è entrato nella parte proprio, devo dire, molto bene, quindi famoso in tutto il mondo ormai, grazie ai film di Don Camillo e Peppone. Significa però ricordarci che portiamo la croce di Cristo. Anche di fare un altro riferimento che è nell'attualità di questi giorni, quella croce vissuta in particolare da quelle 500 persone a largo di Lampedusa e soprattutto la croce vissuta da tanti e tanti che fuggono dai loro paesi non per fare una gita, non perché non sanno che cosa fare. Dal flagello del terremoto e delle tempeste. Salve, Signore. Dalla discordia, dalla violenza e da ogni ingiustizia. Salve, Signore. Benedici i nostri paesi e le città della pianura padana. Ascoltaci, Signore. Donaci una stagione clemente. Ascoltaci, Signore. Donaci i frutti della terra e del lavoro. Ascoltaci, Signore. Donaci acque salutari e ricche di vita. Ascoltaci, Signore. Donaci sicurezza e fecondità al nostro lavoro. Ascoltaci, Signore. Dona a tutti saggezza, prosperità e salute. Ascoltaci, Signore. Perché siano preservate da ogni inquinamento e perché questo scenario di bellezza sia sempre sorgente di energia e vita, e mai causa di morte e distruzione. Ravviva in noi, Signore, nel segno di questo santo crocifisso, il ricordo delle nostre origini, dall'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Per la protezione civile, con la Pro Loco, i ragazzi dell'oratorio. Per noi è un momento importante, non per il folklore legato al ricordo di Don Camillo. Come sindaco ho una grande responsabilità per legge sulla protezione civile e pensare di avere delle persone come loro, così disponibili al fianco, la cosa mi tranquillizza. Chiedendo di fare per loro un applauso. Grazie di tutto anche da parte mia, da parte della parrocchia. Tenete le candele per il percorso di ritorno perché c'è un po' buio. Il Signore ci ha assistito fino adesso, le mongolfiere che avete visto salire, che stanno salendo, si
siano le nostre preghiere che salvano Dio. Buonanotte, grazie.